Sono cresciuti i numeri, l'efficacia, la presenza sul territorio e sono cresciute le relazioni. In 15 anni di attività, dicono i responsabili, è cresciuto il sistema assistenziale intorno al Banco Alimentare di Foggia. Il Banco Alimentare adesso è un partner per l'università, per l'ufficio dell'UEPE, per le scuole, per il volontariato d'impresa con il poligrafico. Diciamo che abbiamo consolidato una presenza a beneficio di uno sviluppo del territorio che ne ha tanto bisogno, perché purtroppo la fame dal Covid in poi è un elemento che è in crescita. In effetti ci accorgiamo che anche a livello geografico c'era uno spazio ampio tra Taranto e Pescara e c'erano molte realtà che invece avevano bisogno. E poi è una zona agricola, una zona dove il tema alimentare è molto presente. Il Banco Alimentare della Daunia, Francesco Vassalli, ha celebrato i suoi 15 anni di presenza sul territorio, rimarcando l'importanza di adoperarsi per chi è nel bisogno. Presenti le istituzioni territoriali in una serata evento, animata da Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, con lo chef Beppe Zullo. Il Banco Alimentare sta cercando sempre più, in qualche modo, di far bene il bene, come il Papa ci ha indicato, e quindi è necessario anche che ci siano competenze, che ci siano strumenti, che ci siano attrezzature. In Italia il Banco Alimentare conta 21 banchi con la sua fondazione e 7.600 strutture caritative. 1.800.000 persone in difficoltà sono state aiutate dalla rete solidale di intervento. Il messaggio del Banco Alimentare è chiaro e preciso: aiutare gli altri per sconfiggere i demoni della miseria e dell'indifferenza.